Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano. Buona mattinata a tutti e grazie sempre di essere qui a seguirci con i nostri programmi tutta la mattina con i nostri notiziari ed eccoci qua adesso per questa mezz'ora in compagnia di un ospite per parlare sempre di Milano. Sì, è un ospite che ritorna a trovarci, siamo molto contenti di averla qui con noi in trasmissione. Oggi parleremo di Milano nella sua veste più dark, ma non lo so, poi vedremo durante la trasmissione da che parte andremo. Sicuramente il punto di partenza è lei, è Valeria Celsi. Ciao Valeria, grazie mille di essere tornata qui con noi. Valeria Celsi, percorsi d'arte funeraria. Esatto. Partiamo subito, che cos'è e allora, chi è Valeria Celsi? Allora, Percorsi d'arte funeraria è un blog e una pagina Facebook che è nata un po' di anni fa ed è gestita da me, io sono una guida professionista, quindi insomma sono, diciamo, mi occupo di far vedere la città di Milano sia per conto mio che insomma lavorando anche con altre agenzie. Ecco, un blog, però insomma, il titolo, di solito il blog si chiama, non so, Stellina sì, 92, sì, sì, Gattini blog, e Canini, cioè queste cose qua, invece sì, è un po' strano. L'avevo chiamato così perché mi sono creata questa specializzazione in arte funeraria, e che è una specializzazione che è venuta pian piano, quindi insomma, spieghiamo bene che cos'è, nel senso è? Allora, arte funeraria io intendo i monumenti, le sculture, le tombe, le opere che sono contenute nei cimiteri monumentali, ma non solo, quindi uh-huh. Insomma, le tombe antiche che si possono trovare sia in un cimitero d'élite come il nostro monumentale, ma anche in un cimiterino piccolo di campagna, e io mi occupo di studiare quel tipo di monumento. Ecco, tu sei laureata in conservazione dei beni culturali, sì, giusto? Scienze dei beni culturali. Scienze dei beni culturali. Diciamo che di beni culturali ce ne sono una marea, dai quadri, le sculture, dall'antica Grecia fino ai giorni d'oggi. Com'è che le tombe? Le tombe sono delle opere d'arte, può sembrare uh-huh. strano, ma sono delle opere d'arte perché soprattutto quelle appunto antiche sono state magari fatte da artisti tipo Pomodoro, quelle più recenti, ma parlando delle tombe ottocentesche, da artisti che comunque hanno lavorato nell'orbita della veneranda fabbrica del Duomo, uh-huh. comunque scultori molto attivi e fiorenti nella Milano ottocentesca, quindi magari autori che hanno lasciato statue in piazze di Milano, quindi sono a tutti gli effetti degli artisti che sono da considerare non solamente per quello che hanno fatto nella città, ma anche dentro al monumentale. Ecco, monumentale appunto, diciamo un po' l'eccellenza, forse il nome stesso lo dice, sì. Di questo tipo di arte. È un'arte poi che si può trovare anche in altri cimiteri, sì, cioè, sì, sto pensando sì. Magari ad esempio, noi come saprai, Milano News si parla a Milano, ma anche a tutta quella cerchia che adesso si chiama città metropolitana, che è disseminata di cimiteri. Ci sono situazioni in cui si sì, possono sì, trovare. Sì. Cioè, ci sono. Adesso io la realtà esterna a Milano la conosco, ma magari più, che ne so, Pavia, uh-huh. altre città. Però senza dubbio, se i cimiteri hanno una parte antica anche precedente alle guerre, spesso quelle tombe sono state fatte magari da artisti locali che è giusto comunque ricordare, uh-huh. hanno un che per essere visitate. Quindi insomma. Sì, l'arte si trova non solamente nei cimiteri monumentali. Ecco, dicevi adesso, un che per essere visitata, cioè quindi fare una visita a un cimitero può essere qualcosa di interessante? Sì, 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 perché oltre, vabbè, naturalmente al dato religioso e soprattutto al fatto di tenere conto che sia comunque in un cimitero, quindi un luogo da rispettare, ci sono queste tombe che ti permettono di conoscere la città in cui sono state create, quindi ogni cimitero, per esempio Milano, il cimitero di Milano riflette una realtà che è presente solamente a Milano, quindi queste grandi tombe fatte da questi industriali ottocenteschi che volevano farsi ricordare. Se si va in un'altra città, per esempio mi viene in mente Cremona, anche lì c'è un cimitero molto interessante, però emerge meno questo dettaglio di queste famiglie industriali, era più una realtà agricola, quindi tombe altrettanto interessanti, ma che comunque riflettono un'altra cosa. Quindi visitare un cimitero è anche conoscere la realtà sociale di quel luogo, fare discorsi sociali, etnografici e così via. Quindi dalla scultura magari di una tomba possiamo risalire anche appunto sì. al tessuto sociale di quella sì, città, sì, sì, in esatto. quel determinato periodo sì. storico? Sì, sì, sì. Che esempio abbiamo, ad esempio, qui al Monumentale di Milano, di tombe che insomma rappresentano bene
quello che è il cimitero monumentale di Milano. Beh, le tombe della famiglia Bocconi, famiglia Carlo Erba, gli Alemagni e Motta sono delle strutture molto imponenti che fanno vedere il livello sociale raggiunto da queste famiglie, che sono diventate famiglie poi famose in tutta Italia, non solo. Ecco, il tuo percorso per arrivare a trattare questa strana materia, passami il termine, qual è stato? È nato dal servizio civile. Io sinceramente fino a quel momento ero una dei tanti milanesi che non aveva mai messo piede al Monumentale, poi ero rimasta attratta da questa sede per il bando del servizio civile, avevo fatto richieste, avevo avuto la fortuna di essere stata selezionata e la mia passione è nata da lì. All'inizio avevo visto questa esperienza come qualcosa di pesante, pur avendola scelta, perché comunque l'idea di stare un anno in un cimitero, insomma, non era una delle cose più allegre. Però poi mi è nata questa passione che poi mi ha portato a fare ricerche anche su altri cimiteri, il cimitero di Vigevano, e fare anche dei discorsi storici, per esempio sulla moda in un cimitero e anche insomma cose che uno all'inizio potrebbe dire cosa sta dicendo sto qua. Infatti, ecco, la moda nel cimitero, Sì, cioè. era un percorso che avevo proprio fatto insieme alla mia collega durante il servizio civile. Praticamente era una selezione di tombe che sono particolari perché magari hanno statue e foto che fanno percepire a noi nel 2000 e passa com'era la moda nell'Ottocento, quindi queste signore con questi abiti bellissimi, le pettinature portate in un certo modo, i baffi per gli uomini, i cappelli e appunto insomma questo è uno dei percorsi a cui sono più legata e tra l'altro tra poco dovrebbe uscire anche una mia pubblicazione su questo. Ah, dicelo, cioè anche, Sì. quindi anche, quindi non solo guida, non solo studiosa, ma No, anche scrittrice. sì, è un po' un sogno che avevo da tanto, adesso che magari sto avendo un pochino più di tempo, presto dovrebbe uscire questo libro che è appunto una storia della moda ottocentesca a partire dal cimitero. È Poi un saggio sul cimitero, è un è un sa no, romanzo. è una specie di guida, quindi una guida storica, quindi naturalmente faccio un discorso introduttivo su com'era la moda nell'Ottocento e per rendere concreto un pochino il discorso, presento delle tombe che appunto fanno capire com'erano le abitudini in quel periodo. Ecco, per chi volesse conoscere meglio il cimitero monumentale, tu hai proprio dei tour Faccio dei specifici? percorsi, sì. Allora Raccontacene faccio. qualcuno come si può fare poi per venire appunto a Sì, visitarlo? allora generalmente faccio quello che io chiamo generico, che è un po' un'introduzione, un sunto molto all'acqua di rosa, anche se du dura 3 ore, che può sembrare un'eternità, sulle tombe principali, quindi quelle dalla famiglia Bocconi, insomma, quelle che i must, che non puoi andare al Monumentale se non vedi quelle. Campare, mi ricordo che mi dicevi Esatto, che sì. una delle E tombe più. poi faccio anche altre visite tematiche, quindi a livello storico sulla scapigliatura, su determinati periodi, il periodo tra le guerre, oppure anche a livello artistico, dalla scapigliatura, dal percorsi storici, cioè artistici come insomma, modernismo, Quindi liberty e così. le varie Sì. correnti artistiche. E poi faccio anche visite, appunto, quello sulla moda o percorsi un pochino più particolari, come adesso stavo andando abbastanza al percorso più o meno in notturna, nel senso che adesso approfittando del fatto che fa buio un pochino presto Sì. e quando ancora il cimitero è aperto, mi divertivo insomma a far Perché il cimitero vedere chiude abbastanza presto, giusto? alle 6, Qui sì. dove E sei, quindi insomma, quindi 5 e mezza però già è già, c'è buio, sì. e in questo piccolo, Sì, già un'oretta, mezz'oretta durerà questo, adesso ormai sempre meno, sempre, quindi, state però sempre, insomma vedevo anche nei mesi passati, ottimo per i runner, ormai per i gennaio, runner lo farai più avanti, e perché lo bisogna farlo di fa corsa, bisogna sì, e no, farlo. ormai non lo faccio più, però l'ho fatto nei E mesi cosa facevi passati, vedere? facevo vedere delle tombe un pochino particolari, con appunto una selezione di tombe un pochino spaventose, davo le torce, e insomma è piaciuto molto. Ne riparliamo quindi di Prossimo questo in anno, questo autunno, sì. verso, anzi forse il prossimo inverno, però comunque appunto i tuoi tour continuano, come si può fare per venire a vedere? O visitando la mia pagina Facebook, principalmente quella che è quella che riesco a tenere aggiornata di più, che si chiama I percorsi d'arte funeraria di Valeria, o se no anche al blog, ma purtroppo il blog ci sta dietro un pochino di meno e a breve comunque dovrei fare anche un sito ufficiale, però appunto dalla mia pagina Facebook. Ecco.
I percorsi poi però non sono rimasti chiusi nelle mura del cimitero monumentale di Milano, ma sono anche usciti, No, giusto? sono usciti per la città, ho cominciato a fare altri percorsi, non tanto sull'arte funeraria che è dentro al cimitero, ma delle visite un pochino particolari che sono abbastanza conosciute, che sono i ghost tour. Ok, quindi insomma, sempre comunque legati un po' al Guarda, mondo dell'aldilà, diciamo. sì. Che cosa sono? Sono dei percorsi per le vie del centro, tutto in esterno, quindi delle camminate che faccio quasi esclusivamente di notte, notte nel senso al buio. E è un modo per far vedere la città in maniera diversa. Spesso adesso, vabbè, c'è più l'abitudine, le persone sono più abituate a partecipare a visite guidate, però fino a non tanto tempo fa dire visita guidata qualcuno l'associava alla noia. Ah, sì, mi immagino. Quello E davanti che devo seguire Colombo lì dentro, così. sì. Sì. E quindi insomma mi ero creata questi percorsi che sono sia una visita storica artistica, quindi presento quel luogo naturalmente contestualizzando, dando i motivi Ricordiamo della che tu sei una guida abilitata, abilitata con tanto di patentine e tutto, quindi cioè che puoi fare questo perché sei guidata e poi perché hai studiato per fare questa cosa, quindi cioè non è una. Ti sei svegliata la mattina e hai detto faccio questa no. cosa qui, ok? E appunto faccio vedere questi luoghi in una maniera un pochino diversa, quindi più che la storia, che comunque è presente, racconto, descrivo quei luoghi a partire dalle leggende, dalle stranezze, dalle particolarità che spesso sono quelle che si ricordano di più che il dato, quando è stato costruito e cose dettagliate che dopo 2 minuti si scordano. E quindi insomma ormai da più di un anno che le sto facendo e continuano a piacere, sono contenta. Cosa hai scoperto di Milano girandola in questa maniera? Nel senso che molto probabilmente anche tu, forse fino a qualche tempo fa, non eri, cioè, hai dovuto fare delle ricerche, immagino. Che città hai trovato? Cosa hai Ho scoperto? Cosa scoperto sono. una Milano che spesso non ha mai voluto parlare di queste cose, ma in realtà ha tantissime leggende di questo tipo, tantissime stranezze, una città che deve essere conosciuta e Sì, non scoperta. è molto legata infatti al No, mistero Milano, cioè se uno no, pensa al mistero subito si va a Torino, Torino, si pensa sì. a Torino, Milano è più No, appunto Milano produrre e darsi da fare. sì, è una città molto interessante da questo punto di vista. È una città che è davvero la sua bellezza è il farsi scoprire. E questo è, dedicandomi un po' a queste storie, queste leggende, effettivamente ho scoperto scorci nuovi di Milano, storie che nessuno, insomma, ormai ne parla più. È stato proprio un modo per. Io stessa non apprezzavo poi così tanto Milano. Sia dal monumentale, ma anche conoscendola da questo punto di vista, la trovo veramente una città interessante. Ecco, dal punto di vista proprio quindi della studiosa, no? Di quella che insomma, quali sono secondo me, i beni che Milano ha da salvaguardare, oltre a tutti i vari monumenti più famosi, quali sono magari quei beni un po' che Milano fa fatica a salvare e invece andrebbero salvati, andrebbero Beh, protetti, anzi, meglio dire. in primis il monumentale, nel senso che vabbè, ormai da qualche anno che c'è un po' la moda di visitarlo, viene detto che è uno dei luoghi più visitati di Milano. Questo all'inizio era soprattutto dagli stranieri, adesso non più. Però anche il monumentale avrebbe bisogno di lavori non solo di intervento, ma anche un maggiore controllo, perché purtroppo spesso si sente che opere vengono rubate perché non ci sono controlli e su questo, per esempio, sì. Poi Milano dovrebbe dare maggiore attenzione magari alla promozione dei luoghi che non sono magari tanto conosciuti, perché per esempio Milano, Castello, Duomo, Cenacolo, però ci sono tantissime chiese bellissime che non si conoscono. La tua preferita qual è? Ma a me piace molto Sant'Ambrogio, che non è una delle più Ok. conosciute, però col fatto che andando in università lì poi ha Sant'Ambrogio con la questo. famosa della colonna del diavolo, cioè no, Sì, dicevi la esatto, famosa colonna davanti, del sì, perché comunque a livello artistico è molto importante, mi piacciono le chiese di quel periodo, però per esempio anche la chiesa di Sant'Antonio mi piace molto, barocca, vicino alla Statale, poi mi piace naturalmente l'ossario di San Bernardino. Ah, ecco, senti un po' a casa lì, diciamolo. Sì, no, vabbè, mi sento più a casa al Monumentale, però anche quando ci sono i teschi.
Diciamo che non sto a disagio. Invece come luoghi di Milano, lasciamo stare i monumenti, lasciamo stare i palazzi importanti di Milano, i luoghi, un incrocio, una via, una piazza che secondo te va riscoperta? Ma più che luoghi, io salvaguarderei di più le nostre tradizioni, cioè il fatto che non tutti sanno, per esempio, che nel giorno della Befana c'è questa processione dei Re Magi, delle Procedure tradizioni dei che Magi dove? ormai lì vicino a, insomma, San Ah, Gottardo, c'è una insomma, processione dei Re Magi, vedi, questo lo sì, sapevo anch'io. vedi, Ecco, esatto. vedi. E poi altre tradizioni, per esempio i giorni della Merla a gennaio, altre cose, altre storie che magari mi ricordo che me le avevano raccontate alle elementari, la mia suora, Suor Sì? Ok. Giovanna, e poi non se ne è parlato più. È questo che fa di una città, fa sentire il suo substrato Quindi dici, culturale e fare una città comunque storico. moderna e tutto che però sia, rimanga legata Sì, a queste tradizioni, sì, soprattutto di, appunto, di orazione, di sì. storie legate alla Poi città. per il resto credo che comunque Milano dopo Expo si sia molto rivalutata, anche a Sì? livello di strade, piazze, luoghi, quindi su quello non posso dire nulla. Ecco, Expo, tu hai iniziato a fare questi tour che dopo nel periodo Dopo Expo, appena sì. dopo Expo, il Expo è stato quindi positivo secondo te per la città Sì. nel promuoversi Sì. al Mi pubblico, capita diciamo? spesso di sentire che Milano a livello turistico ormai non ha più nulla da invidiare a Roma, Sì, vabbè. Napoli. Vabbè, Roma e Firenze sono città che hanno un aspetto storico molto, magari, più Però forte, appunto, ti però chiedo, Milano si è veramente vero, tu che hai a che rivalutata, fare secondo spesso con i turisti, cioè Milano quest'anno ha superato il numero di turisti di Roma, che insomma sembrerebbe una bestemmia detta così, e invece è successo. Come mai? Cosa può essere successo? che siamo stati in grado di essere recettivi, di dare tutti i servizi che normalmente dei turisti si aspettano. Poi senza dubbio si può fare molto di più. Però secondo me io ho visto una differenza prima e dopo Expo, anche nella percezione che i turisti hanno di Milano. Prima non c'era l'idea, secondo me, che il turista venisse qua, veniva semplicemente per fare shopping o per andare allo stadio. Adesso Milano viene percepita come una città che è da vedere anche oltre questo, cioè visitarne i monumenti e non solo il Cenacolo. Io lo vedo, cioè si fanno anche molti più viaggi incentive, quindi legati al business, viaggi aziendali. Prima magari dall'estero venivano dirottati in altri luoghi. Adesso Milano è una delle tappe, comunque, insomma, non ha nulla da invidiare ad altre città. Poi, per l'amor di Dio, Roma è Roma, Beh, sì, insomma, però anche Milano certe non è la bellezze non meno. si possono trasportare, Sì. ovviamente rendono particolare la città in cui si trovano, però appunto mi sembra che Milano stia dando veramente una Sì. Sì. risposta importante a questa recettività, cioè attrattiva, come viene detto, no? Ormai attrae veramente come una calamita tantissimi turisti e appunto anche viaggi, magari non solo di piacere, anche di lavoro, che però poi sfociano anche nello scoprire una città. Cioè, una volta credo che sì, il viaggio di business finiva nell'albergo, al massimo nella stagione dell'albergo, adesso invece finalmente si esce, si guarda una città e si conosce questa città. Siamo quasi in chiusura, ti chiedo di ricordarci come fare a contattarti e appunto se hai in mente anche qualche tour nuovo che Sì, però non li vorresti. dico per Ah, ok, per scaramanzia. scaramanzia non ci vuoi Sì, dire niente, sì. l'anteprima E per i altri percorsi sempre in altri quartieri di nostri. Milano Ok. centrali. Ecco, qualcosa sulla fuori Milano, cioè periferie così, se non sei ancora riuscito a trovare niente di interessante No, da c'è, raccontare. però devo organizzare, che veramente a gestire tutto da sola, le prenotazioni, tutto non è semplice, però arriverà anche C'è quello. tanta richiesta, c'è? Sì, poi adesso, per esempio, adesso dovrebbe uscire anche un altro libro che mi è stato chiesto Ah, sui raccontaci. fantasmi, le Allora, misterie, le raccontacelo al leggende. libro dei fantasmi, dai. No, mi era stato chiesto da questa casa editrice di Sì? scrivere appunto una mia interpretazione, dare insomma un mio contributo sulla storia di Milano da questo punto di vista. Quindi insomma sta per uscire, quindi insomma molte Ah, cose bene. sul fuoco e non riesco a stare dietro le Ricordacelo come quinte. fare per seguirti per non perderci nessuno dei Su, allora, tuoi. Facebook, percorsi d'arte funeraria di Valeria. Ok, su lì troviamo anche le varie Ci uscite che ci sono, sì, tutti i sono. vari eventi, ogni evento corrisponde a una visita guidata, poi le varie cose, iniziative, incontri culturali che faccio, presentazione di libri, è tutto presente lì. Perfetto.
Valeria, io ti ringrazio di essere stato con noi. Aspettiamo allora i nuovi percorsi che ci dirai. Voglio che torni qui a raccontarceli con magari i libri in mano, visto che mi dici speriamo, ormai speriamo. Sono più di uno. Hai qualche libro già in mente anche sì. Su? Dai, dacci. Sempre su cimiteri. Sempre su cimiteri. Su che cimitero questo giro? È quello di Vigevano. Di Vigevano? Voglio pubblicare la mia tesi, sì. Ah, tu hai fatto una tesi sul cimitero di Vigevano? Sul cimitero di Vigevano, sì. Un cimitero particolare? Dacci due, tanto abbiamo ancora qualche secondo. No, è un po' particolare perché è uno dei... Anzi, l'unico cimitero che non ha una facciata ufficiale, cioè una facciata a differenza del monumentale che lo vedi, sì, per questioni storiche. Cioè lì non c'è un davanti? No, è così. Stato inglobato negli ampliamenti del Novecento, ma il davanti che c'era nell'Ottocento è dentro al cimitero. Ah. E quindi è strano. Vabbè, poi ci sono affezionata, quindi, però quella è una sculture delle particolari? Sculture, ci sono opere di Francesco Barzaghi, che per esempio è lo scultore che ha fatto il Manzoni in Piazza San Fedele, okay. Adolfo Wildt c'ha una sua scultura, quindi anche lì questa è la dimostrazione che anche in cimiteri non blasonati come Staglieno ci sono opere. Su sarebbe fatti pensare che un cimitero di Vigevano trovare no. Con tanta esatto. Arte, invece insomma... Invece l'ha scoperto io. L'hai scoperto, quindi diciamo che... Bisogna seguire Valeria che veramente vi porta in un mondo che magari a volte facciamo un po' fatica ad avvicinarci, siamo poi un popolo molto superstizioso noi italiani, quindi insomma un po' quel mondo lì, però insomma invece anzi è un luogo di arte, di storia e di tradizione. Esatto. Perfetto Valeria, io ti ringrazio davvero grazie tanto di essere voi, con noi, ancora. Ci vediamo presto allora. Grazie. Grazie anche a voi che ci avete seguito, io vi ringrazio davvero tanto, vi do appuntamento oggi pomeriggio 17.30 con i telegiornali di Milano All News e io personalmente vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille e arrivederci.